Buongiorno ragazzi, nuovo weekend, nuova avventura. Siamo in Val Camonica sul lago di Iseo. Faremo il giro del lago di Iseo in 2 giorni. Sono circa 65 km e oggi siamo partiti da Iseo e arriveremo a Pisogne. E abbiamo iniziato il nostro trekking costeggiando la strada su questa pista ciclabile. E adesso stiamo disperatamente cercando un bar perché oggi ci aspettano circa 43 km e dobbiamo assolutamente mangiare qualcosa. Sì. Dai. Che carine. Colazionati, siamo ripartiti direzione Paratico. Il giro che abbiamo scelto, avendo solo 2 giorni a disposizione, è quello che costeggia il lago. Quindi specialmente oggi costeggeremo parecchio la strada. Però il giro che passava dalle montagne aveva 4600 metri di dislivello per un 100 km. Quindi in 2 giorni direi che no, un po' too much. Solo per gli eroi. Stiamo tentando di sopravvivere ai ciclisti. Che abbandoniamo Iseo ed entriamo a Paratico, sperando che si pronunci così, e finalmente vediamo il lago. Cammino insieme a Greta. Ragazzi, oggi si cammina con Dario, che ci ha proposto questo giro. Vi metto il link del canale in descrizione. Una carpa là, era enorme. Stiamo attraversando questo ponticello sul lago in direzione Sarnico. Non mi ammazzare, ti prego, so che sei una iena. Eccolo, 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 me ne vado. Ah, guardate che meraviglia questa chiesetta. Non credo che sia aperta. No. Perché Gesù disse: costruite le chiese ma tenetele chiuse. Effettivamente le trovo sempre chiuse le chiese, non si capisce il perché. Guardate l'acqua com'è limpida, viene proprio voglia di tuffarsi. E chi sono io per non essermi portata il costume? Ovviamente me lo sono portato, non vedo l'ora di immergermi nelle acque gelide del lago di Iseo. Stiamo arrivando alla prima galleria. Sapevamo di incontrare delle gallerie. Io comunque ho tutto, ho la torcia, ho il giubbetto. Guarda, la giriamo. Allora, quella è Monte Isola. E se tutto va bene ci andremo domani a visitarla, che è l'isola più grande che esiste in mezzo a un lago. Ok, secondo voi questa è una carpa? So che probabilmente starete vedendo poco o niente, però... Ah, un'altra, guarda che grossa! L'acqua è veramente, veramente di un colore bellissimo. Allora, stiamo varcando la soglia di Tavernola Bergamasca e abbiamo fatto più o meno 18 km e qualcosa. Meritiamo una breve sosta perché non ci siamo ancora fermati comunque. La vuoi una birra? Ovviamente prima l'accento l'ho sbagliato, cioè io non posso mai azzeccare un accento. È Tavernola Bergamasca, un bellissimo paesino. Non è male, per essere artigianale. È buono. Ma... Dai, come... Salute! Dopo una bella e lunga pausa che ci voleva assolutamente, siamo ripartiti. È dura ripartire. Tu delle birre non lo dici? No, non lo dico delle birre, io lo dici tu. Alla guardate il suo video per sapere delle birre, io non parlo. Sì. 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 Dobbiamo fare altri 23 km. No, lo stai dicendo tu. Mamma mia. Tu per essere meno caro. Asgabà. Stiamo cercando di offuscare un po' il rumore delle macchine, delle moto. È un attimo. Siamo nel metaverso. Hop. 28 km, praticamente ne abbiamo fatti 8 di
di strada, non tanto bello, però siamo arrivati a Riva di Solto, facciamo tappa bar perché comunque siamo a 28 km. Cioè. Mi senti un po' solto sopra. Mi sento un po' solto sopra. Passeggiabile? No, non è una passeggiabile. L'ho ripreso, Dario, l'ho ripreso. Allora, stiamo ripartendo da Riva di Solto e deliri a parte, stiamo cercando un'alternativa per domani per evitare la strada perché siamo arci stufi della strada, devo essere sincera, dobbiamo essere sinceri e dirvelo. Comunque il lago è stupendo. Eh sì ragazzi, una cosa fondamentale quando si fanno i trekking è tenere pulite le strade che si percorrono. Guardate che bello sto pezzo. Wow ragazzi, ma siamo finiti in una piccola oasi. Dopo tanta strada finalmente, guardate che scorci. Che meraviglia. Grazie. Siamo quasi arrivati a Pisogna, dovremmo esserci. Gli ultimi 10 km per me sono stati davvero, sono tuttora duri per la mia caviglia. Meno male che Davide mi sta portando lo zaino. Comunque, mentre cerco di sopravvivere, mentre arriviamo al campeggio, dovrebbe già esserci Andrea che ha montato le tende e quindi sono proprio curiosa di vedere cosa ha combinato. Non ho sentito bene. Abbiamo passato i 40. E chiudiamo a 43 km e 58. No, destinazione. Camping Eden. Oddio. Mamma che bravo. Queste sono le nostre tre tende. E il tavolino con le sedie. E adesso prima cosa, costume. Mamma, guardate che meraviglia il nostro accampamento. Adesso lo abbandoniamo e andiamo a mangiare, che qua i ragazzi iniziano un po' a lamentarsi. Ma guardate un po' che bella che ha bisogno. Un bicchierino di Francia Corta e passa ogni dolore. Ai 44 km. Assaggio un pezzettino della sua, vero? Notare la camminata di queste due ragazze dopo 40 km. Non sentirli. Prova. Ci stiamo facendo un tè Giordano e poi giocheremo ad uno. Andrà, fatti vedere che ti acceco un po'. Cucù. Ah. Buongiorno. La notte è andata benissimo, almeno per me, io ho dormito 6 ore filate. Stiamo smontando il nostro accampamento e poi si riparte. Recensione del Camping Eden, super positiva, e poi guardate, dammi Boris. Oh, no! Grazie. Hop. Bravissimo! E ci sembra già un sogno poter evitare di prendere quella galleria là e fare tutta la ciclopedonale che costeggia il lago. Basta ciclisti, basta motorini, moto, macchine. E non me ne vogliano gli amici bergamaschi, ma questa prima parte bresciana è tutta un'altra cosa effettivamente. Siamo arrivati ormai al 10° chilometro e la maggior parte dei chilometri sono proprio separati dalla strada, quindi ci dona un po' di quella tranquillità che ieri effettivamente ci è mancata con il costante rumore delle moto e delle macchine. Sono le 10.45. Quindi perfetti come gli svizzeri. I nostri eroi si meritano una birretta e un panino. Sì. Alla prima pausa della giornata. Siete stanchi? Ma vi siete fermati? Allora, siamo arrivati a Sulzano
e adesso l'idea è quella di prendere il traghetto e andare a pranzare là su Montisola. Allora. Io puzzo come una spinosa, avete sentito mai che puzza una spinosa? Senza pagare, quindi la Banca d'Italia. Sono le tinte, vero signora? No, cosa sono? Ah, scusi, sardine di lago. Ok. A parte che ci siamo appena alzati e non riusciamo più a camminare. Abbiamo mangiato veramente veramente bene, ma veramente bene, quelle sardine erano pazzesche. Ci dirigiamo di nuovo al molo, cioè qui, e riprendiamo il traghetto, il battello per ritornare sulla terraferma. Ah, state valutando veramente di salire al santuario? No, la mia religione non me lo impedisce. Te lo impedisce. Arrivati alla fine di questa bellissima esperienza, di questo bellissimo trekking in compagnia, ci siamo davvero divertiti, stiamo passeggiando per il centro di Iseo, abbiamo fatto l'ultimo brindisi insieme e adesso ci avviamo verso il parcheggio per prendere le macchine e tornare prima a Pisogne a accompagnare Andrea e poi a casa. Il lago di Iseo è bellissimo, i paesi veramente belli, la gente molto accogliente, non me la sento di consigliarvi questo trekking costeggiando il lago, perché la parte bergamasca è veramente veramente pericolosa, pochissimi tratti pedonali. Avendo più tempo bisognerebbe sicuramente riorganizzarlo facendo la montagna, allora lì sì, ti prendi 3-4 giorni e facendo 4600 metri di dislivello sicuramente hai dei tratti più fattibili a piedi. Quindi dai, non si sa mai, ci vediamo alla prossima, magari sulle montagne che circondano il lago. Ah, e dimenticavo, mi raccomando, andate a vedervi il video sul canale di Dario, Dario N, per vedere anche la sua versione di questa nostra avventura. Ciao ragazzi, alla prossima!